Questa storia parla di un ragazzo come tutti che viene preso in giro perché si veste male o magari ha dei gusti diversi dagli altri. Lo prendono in giro anche certe volte forti, con parole molto brutte, e lui però non ne parla mai con nessuno, si mette negli angoli, si sente anche molto male. Nel video l'abbiamo fatto mettere in un angolo, da solo, con la faccia tra le mani e con un cuore che diventa sempre più nero per la tristezza. Lo prendono in giro per come si veste e per le cose che ha. Tipo la bicicletta cinese. Le ragazze parlano dei loro vestiti, di quanto li avevano pagati. Lui intanto viene messo in disparte. Ne parla con la sua migliore amica e gli dà dei consigli per difendersi. Gli dice che quello che la gente gli dice da un orecchio gli entra e dall'altro gli esce, oppure che non li deve ascoltare perché sono solamente cavolate. Lui continua ad andare avanti e non li calcola e non li guarda nemmeno. I bulli valutano le persone solo per come appaiono all'esterno. Abbiamo raccontato questa storia perché ci sono dei ragazzi che si tengono tutto dentro di sé e non ne parlano mai con nessuno, quindi si sentono male. Bisogna guardare il vero valore, che non sta fuori, ma dentro le persone. Si deve far finta di niente, in modo che loro si stancano di prenderti in giro e quindi se ne vanno annoiati. Oh, sai che ho comprato la bici nuova? Ma quando? Ieri sono riuscito a convincere i miei genitori. 500 euro di bici. Ma da chi? Da un mio amico che è un ciclista professionista. Ma dosse bella, c'hai freni a disco. Ma anch'io sono riuscito a convincere i miei genitori. L'hanno presa sabato. Quanto l'hai pagata? Guarda, meglio non dire il prezzo, sennò ti spaventi. Avrai freni a disco. Beh, sì, è molto bella. E invece lui? Con la bici dei cinesi, che si staccano pure le gomme. Che schifezza, che sfigato! Ma che bella maglietta, dov'è che l'hai comprata? L'ho comprata in una boutique di Milano, all'ultima moda. Cavolo, che bella, ma quanto l'hai pagata? 250 euro, ma anche la tua è carina. Io l'ho presa a Roma. Guarda quello sfigato. Si veste sempre in una maniera, sempre uguale. Cosa posso fare? Sono 5 anni che vado avanti questa storia. Se sei la mia migliore amica, consigliami. Stai calmo, non ti agitare. Ignorali, non li calcolare. Tanto quello che ti dicono da un orecchio ti entra e dall'altro ti esce. Oh, guarda sto sfigato. Ma dove hai preso quei vestiti? In discarica? Oh, ma guarda questi mocassini! Fanno ridere! Sembra mio nonno quando va a un funerale! Sfigato. Oh, ci ascolti? Sfigato. Oh, ascoltaci. Oh, guarda, mi sono rotto con questo qua. Andiamocene, sfigato. Veramente, andiamocene!